La cultura si propaga in tutta la città. Parte l'iniziativa Napoli Città Estesa, che porterà eventi culturali di qualità in tutte le municipalità cittadine coinvolte direttamente nell'iniziativa. Concerti nelle chiese, incontri con gli scrittori nelle biblioteche, spettacoli e laboratori per ragazzi e per adulti nelle sedi di associazioni cittadine. Un copioso calendario di eventi accessibili gratuitamente a tutti. Si comincia con un'iniziativa di particolare pregio, in collaborazione col Conservatorio San Pietro a Maiella. 10 concerti tenuti da allievi e maestri in tutte le municipalità cittadine, dal 27 dicembre al 5 gennaio. Il Conservatorio di Napoli è impegnato in questa iniziativa importantissima che vede coinvolti gli studenti del Conservatorio e con i loro docenti. Per gli studenti senz'altro è un'opportunità importantissima. È la prima volta che il Conservatorio si trasferisce sulle periferie ed è la prima volta che il Comune di Napoli organizza una manifestazione che vede coinvolti appunto i giovani del Conservatorio. Tra di loro c'è un entusiasmo enorme, logicamente. Ma le iniziative non saranno circoscritte al periodo delle feste. Gli eventi natalizi daranno l'abbrivio a una rete estesa di attività che andrà crescendo nel corso dei mesi, con l'obiettivo di mantenere vivo il presidio culturale su tutto il territorio cittadino. Sono progetti che diventano percorsi, che partono con il Natale, a due altri progetti, cioè l'animazione per bambini, spettacoli per bambini intorno al periodo della Befana, realizzati in parchi e piazze cittadine, appunto nei vari territori della città, e infine un progetto sulle biblioteche che comincerà da questo Natale ma proseguirà fino a maggio, un progetto di attivazione di quelli che sono i luoghi di base della cultura, luoghi che sono frequentati dai cittadini, dagli studenti e che sempre più diventeranno, diciamo, un nostro oggetto su cui focalizzare l'attenzione perché la cultura sia uno strumento per la valorizzazione sociale delle comunità.